Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Generalità sul SUEP e sul procedimento unico Regione Sardegna, il primo evento del ciclo di formazione aventi il procedimento unico gestiti dagli sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia al SUAP e del territorio regionale sardo. Sono Paola Milani di Formez PA e vi do il benvenuto, do il benvenuto anche ai relatori, Antonello Pellegrino, direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Regione Sardegna, che aprirà questo evento, e l'ingegner Massimo Pugioni, esperto di semplificazione Formez PA. Questo webinar, come dicevo prima, è il primo di un ciclo di webinar introduttivi sull'approfondimento sulle tematiche inerenti il SUAP e il procedimento unico. Nel corso di questo evento, che fa parte appunto del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, avremo anche altri eventi, questo di oggi, del 4 novembre, sulle generalità sul SUAP e sul procedimento unico, il 18 novembre sul procedimento in autocertificazione e il 2 dicembre il procedimento in conferenza dei servizi. Questo webinar si inserisce all'interno del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica, e questi proge i progetti in attivo di questo fanno parte la Delivery Unit nazionale, appunto, e il nostro progetto. Andiamo a parlare anche degli argomenti che saranno trattati oggi. Oggi parleremo dell'ambito delle competenze del SUAP, le sue esclusioni, il procedimento unico, le modalità di presentazione della pratica, gli adempimenti del SUAP successivi alla ricezione, verifica formale, trasmissione della pratica o eventuale irricevibilità. E parliamo anche, all'interno appunto del nostro progetto, dei temi, dei webinar, dei focus che i centri di competenza curano: la progettazione, la programmazione, la realizzazione. Ed oggi sono il procedimento unico all'interno della SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, le misure di semplificazione e le zone economiche speciali, la rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, la modulistica semplificata e le norme regionali di semplificazione. I centri di competenza coinvolti sono quelli del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia, della Calabria, della Campania, della Molise e della regione, appunto, che abbiamo oggi, la regione Sardegna. Il progetto fornisce supporto proprio alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, e erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e per la gestione di procedure complesse. I principali risultati raggiunti da questi centri di competenza attivati vanno dall'analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, la cooperazione e coordinamento tra uffici, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione, strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono rilevati degli ottimi strumenti efficaci soprattutto per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e riconosciuti in ambito di programmazione. Il centro di competenza regionale per la semplificazione è inserito nel piano di rafforzamento amministrativo della regione Friuli Venezia Giulia e della regione siciliana e nel piano strategico regionale della Calabria, Campania, Sicilia, Molise come strumento di semplificazione amministrativa dell'area ZES, zone economiche speciali. Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già individuato nel centro regionale di competenza per la semplificazione lo strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree ZES. Allora, quali sono state le tematiche che abbiamo trattato all'interno della nostra attività di formazione? Abbiamo trattato tematiche inerenti alla conferenza dei servizi, il Covid-19 e il SUAP, la notifica sanitaria, spettacoli e trattamenti pubblici,
Tutti questi li potete trovare, vi ricordo, nel nodo 17455 di Eventi PA, dove cliccando sull'evento di vostro interesse potete arrivare alla pagina di eventi, scaricare le registrazioni per quanto riguarda i seminari e scaricare slide e materiali didattici per quanto riguarda sia i webinar che i seminari. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che è rivolto principalmente al personale coinvolto nel procedimento SUAB del territorio regionale e a tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti unici, con particolare riferimento ai nuovi operatori. Dopo l'accoglienza e l'apertura dei lavori ci sarà l'introduzione del dottor Pellegrino, poi passeremo a Massimo Guggioni per lasciare spazio alle vostre domande, che potete scrivere tranquillamente nella chat. Di cosa parliamo? Parliamo dell'ambito di competenza del SUAP e delle sue esclusioni, il procedimento unico, la modalità di presentazione della pratica, gli adempimenti del SUAP successivi alla ricezione. A questo punto alcune informazioni di servizio. La chat potete tranquillamente scrivere tutte le vostre domande e chiedere supporto. Potete poi appunto confrontarvi anche tra voi colleghi sulle varie, su tutto ciò che viene discusso in aula, e poi vi ricordo sempre che nella pagina eventipaformats.it al nodo 267587 potete tranquillamente trovare la registrazione e le slide già da questo pomeriggio. L'ultima comunicazione, prima di augurarvi un buon lavoro, ricordo che l'attestato di iscrizione è lasciato solamente a coloro che sono effettivamente iscritti all'evento e che seguono per almeno il 20% del tempo a disposizione. A questo punto lascio la parola al dottor Pellegrino e auguro a tutti voi un buon proseguimento. Buongiorno a tutti, spero si senta l'audio con maggiore chiarezza e che dipenda quindi da regolazioni locali anziché da problemi centrali della piattaforma Formez. Come detto comunque in introduzione, perfetto, grazie, ho avuto un riscontro positivo, molto bene. Come detto in introduzione, dalla dottoressa Pirani, questo incontro è il primo di una serie di tre che vogliono riprendere un po' da zero quello che è il discorso relativo al SUAP come insieme di procedure, inquadrandolo all'interno del contesto di semplificazione normativa e operativa che Regione Sardegna già da diversi anni, molti anni ormai, SUAP inizialmente, poi con la convergenza di SUAP e di SUE, ha messo in atto. Quindi diciamo che c'è l'opportunità di rivedere un pochino tutto dall'inizio. Chiaramente la necessità di approfondimento sarà pilotata da voi, dai partecipanti, cioè dagli operatori degli sportelli di fatto, però ci sarà la possibilità, diciamo, di ascoltare un riassunto di quello che è in generale il SUAP e di quella che è la necessità sia operativa che di semplificazione che questa piattaforma in Sardegna supporta. Una piccola nota di orgoglio regionale, fa piacere sentire cosa stanno facendo in altre regioni, anche perché una volta tanto dal confronto la Sardegna ne esce assolutamente in termini positivi. Nel senso che rispetto ad altre regioni noi siamo partiti prima, siamo anche più avanti. Naturalmente questo non vuol dire che il SUAP sia un sistema perfetto, perché comunque un sistema che deve seguire l'evoluzione normativa e tecnologica non può mai essere perfetto per definizione, nel senso che non arriva mai per definizione a un punto in cui la procedura è consolidata e rimane quella. Ha necessità di continue evoluzioni. In quest'ambito, nell'ambito delle informazioni su queste evoluzioni, si situano i cicli di seminari online o webinar, come si dice, che sono stati già fatti, però ogni tanto, giustamente, Formez evidenzia la necessità di fare un riassunto di quello che è il punto a cui siamo arrivati, più generale, quindi con la possibilità di avere informazioni anche non legate alla singola operazione che è stata modificata nell'ultima versione della piattaforma, ma
con la possibilità per tutti i partecipanti di chiedere anche informazioni più generali, perché sappiamo benissimo che non si è entrati tutti quanti nell'uso del SWAP contemporaneamente, c'è chi vi lavora da anni e chi ci lavora da pochi mesi o anche meno, e quindi ogni tanto c'è la necessità di un riepilogo generale. Questo diciamo come discorso introduttivo. Per quanto riguarda poi gli aspetti diciamo più tecnici e amministrativi della piattaforma, verranno spiegati dai colleghi che seguiranno, e come anticipato c'è la possibilità di avere una sessione di risposte alle vostre domande, che come vedo stanno già iniziando ad arrivare con lo strumento della chat. Nella fase finale, diciamo nella seconda parte di questo incontro online, ci sarà appunto la possibilità di avere delle risposte mirate sui temi che ci proporrete. Detto questo, vi ringrazio per la partecipazione, vi auguro buona partecipazione appunto all'evento, e in generale buona giornata e buon lavoro a tutti. Allora, buongiorno a tutti, grazie a Paola Pirani e Antonello Pellegrino che mi hanno preceduto. Entriamo un po' nel merito di quello che è l'argomento di oggi. Come appunto si è detto, hanno detto chi mi ha preceduto, l'incontro di oggi è il primo di un ciclo di tre incontri che hanno come obiettivo quello di ripercorrere le generalità normative e anche diciamo con uno sguardo anche sul sistema informatico di quello che è il funzionamento del SUAP nell'ambito della regione Sardegna e del procedimento unico. Quindi, dopo tanti webinar che abbiamo fatto nei mesi scorsi rivolti a tutte le novità che si sono succedute sia in ambito normativo che in ambito informatico sul nostro sistema di gestione delle pratiche SUAP, abbiamo deciso di fare, diciamo, un passo indietro e quindi di riprendere un discorso organico su quello che è il funzionamento del SUAP, pensando soprattutto ai nuovi operatori del SUAP, degli enti terzi che in questi ultimi mesi e anni, diciamo, si sono approcciati con questo metodo di lavoro e che quindi avevano necessità, era una necessità che veniva segnalata spesso al coordinamento regionale, di avere una alfabetizzazione, quindi di vedere le cose da capo senza passare, diciamo, per tutte le necessariamente per delle aggiornamenti che danno per scontato tutto il progresso. Allora, in questo slide vi ho riportato una sintesi di tutti i riferimenti normativi che sovrintendono il funzionamento del SUAP e del procedimento unico. Il testo principale è la legge 24 del 2016, legge regionale, e che poi è stata parzialmente modificata dalla legge regionale 1 del 2019. E poi è stata declinata in dettaglio con le direttive SUAP che sono contenute nell'ultima versione, che è quella vigente nella DGR 4919 del 5 dicembre del 2019, che contiene in allegato le direttive e la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, che è un po' la declinazione in ambito regionale della tabella del decreto legislativo 222 del 2016. Mentre una terza, diciamo, parte di quelle che sono le direttive regionali è contenuta nella versione originaria, che era la DGR 1114 del 28 febbraio 2017, e sono le linee guida sui controlli che vedremo più in dettaglio la prossima volta, nel prossimo webinar. Poi, per completezza, la normativa nazionale di riferimento analoga è il decreto legge 112 del 2008 e DPR 160 del 2010. I testi aggiornati di queste norme li trovate nella sezione normativa del portale Sardegna Impresa, sotto menu sportello unico. Quindi, anziché andare a cercare singolarmente, se andate sul sistema, appunto sul portale Sardegna Impresa, nella sezione normativa trovate i testi di tutte queste norme. Allora, per prima cosa facciamo un passaggio approfondendo quel che riguarda l'ambito di competenza del SUAP.
dovrebbe essere scontato, ma ancora oggi vediamo che ci arrivano tantissime domande che riguardano quest'ambito. Fondamentalmente, diciamo, l'ambito di competenza del SUAP si divide in tre grandi categorie. La prima delle grandi categorie sono i procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi. Quindi, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi adempimento a carico di un'attività economica e produttiva di beni e servizi, dall'avvio dell'attività alle variazioni che intervengono durante la vita dell'attività fino alla sua cessazione, sono di competenza del SUAPE e conseguentemente qualsiasi iniziativa deve essere, diciamo, qualsiasi adempimento deve essere espletato per il tramite appunto del SUAPE. Poi qui ho riportato in questa slide anche l'attività, la definizione di attività economiche e produttive che è contenuta in forma estesa nelle direttive e ci dice sono da ricomprendere anche quelle svolte in forma non imprenditoriale o professionale, purché ricadenti nella definizione di cui è l'articolo 2, ovvero tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione. In questo, diciamo, a questa definizione ci dobbiamo attenere per comprendere quando abbiamo di fronte un'attività economica produttiva di beni e servizi e quindi quando si configura una competenza del SUAP. Ecco perché al giorno d'oggi il SUAP, a differenza del SUAP fino al 2017, si occupa in Sardegna anche di adempimenti di soggetti che non sono propriamente qualificabili come imprese, come può essere ad esempio la somministrazione all'interno dei circoli privati, come possono essere ad esempio i bed and breakfast, perché non sono sicuramente attività imprenditoriali, ma rientrano in questa definizione di attività economiche e produttive di beni e servizi, perché sono private, non salariate e soggette a retribuzione. Seconda grande, diciamo, ambito di competenza del SUAPE è relativo all'edilizia. Qualsiasi intervento edilizio ad iniziativa privata è, diciamo, di competenza del SUAPE. Degli interventi edilizi ovviamente sono da qualificarsi tutti quelli che sono, come dire, definiti come tali dalla normativa settoriale in materia edilizia. Se noi ci prendiamo la norma che è la legge regionale 23 del 1985, all'interno della declaratoria degli interventi edilizi definisce tutta una serie di interventi che ad un occhio profano potrebbero anche apparire come non rilevanti dal punto di vista edilizio, come ad esempio movimenti terra, come ad esempio pozzi, come ad esempio tutta una serie di interventi di trasformazione del territorio che non sono riferibili esattamente ad edifici, ma che comunque hanno una rilevanza sul piano edilizio. Attenzione, gli interventi edilizi sono di competenza del SUAP sia che riguardino attività economiche e produttive di beni e servizi, sia che riguardino altri soggetti comunque privati. Ma il rovescio della medaglia, il corollario, se volete, di questa definizione è che il SUAP si occupa di procedimenti che riguardano privati cittadini che non sono qualificabili come attività economiche e produttive di beni e servizi solo quando sono riferite ad un intervento edilizio, mentre non si occupa di altri adempimenti che sono comunque posti in essere da privati ma che non sono qualificabili come edilizi. Ho fatto qui degli esempi in questa slide perché sono esempi di una serie di quesiti che ci pervengono continuamente, ad esempio autorizzazione allo scarico riferiti ad immobili residenziali esistenti. Siccome non è un intervento edilizio e non parliamo di un'attività economica e produttiva, la domanda si presenta direttamente all'ente competente. Ad esempio la scia di prevenzione incendio, il rinnovo della scia di prevenzione incendio relativa a caldaie o autorimesse condominiali. Questa è un'altra domanda che frequentissimamente ci perviene. Siccome non sono riferite ad attività economiche, non sono un intervento edilizio, non passano per il SUAP.
terza, diciamo, ambito di competenza del SUAP individuato dalla legge sono i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo. Ora, sicuramente in questo periodo storico non sono particolarmente frequenti questo tipo di pratiche, visto e considerato che per l'emergenza sanitaria ci sono tutta una serie di limitazioni, se non divieti. Però anche questo ambito è di competenza del SUAP, precisano le direttive, quando connesso a un'attività economica e produttiva di beni e servizi. Ora, siccome ci sono in questo ambito una serie di chiaroscuri, nel senso che molte volte questo tipo di manifestazioni sono organizzate da soggetti come possono essere delle pro-loco, delle associazioni che non sono quindi a scopo di lucro, le direttive sostanzialmente ci delineano una doppia via, cioè lasciano al proponente la manifestazione l'onere di autoqualificare, diciamo, la natura di attività economica e produttiva nell'iniziativa che stanno compiendo e quindi sostanzialmente di decidere se quindi qualificarla come attività economica e produttiva e quindi presentare la pratica presso il SUAPE. Oppure, ovviamente, nei casi in cui non c'è alcun corrispettivo, non c'è alcuna finalità economica dietro la realizzazione della manifestazione, ritenerla come non come attività non economica e produttiva e quindi esclusa dalla competenza. Fin qui, diciamo, la declaratoria di quelli che sono gli ambiti di competenza. Le esclusioni le vediamo rapidamente. Partendo da quelle più importanti, la prima e più importante esclusione all'ambito di competenza del SUAP sono le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri. Tutti i soggetti pubblici non rientrano normalmente nella competenza del SUAP, sia quando ci riferiamo ad attività poste in essere da soggetti pubblici, sia quando ci riferiamo a interventi edilizi posti in essere sempre da soggetti. Sono da considerarsi soggetti pubblici anche gli organismi di diritto pubblico, anche se in forma giuridica di ente o società di diritto privato. Questa precisazione che è contenuta nelle direttive, vedete qui vi ho riportato la definizione di organismo di diritto pubblico, che indica un soggetto giuridico collettivo, il quale, pur potendo assumere la veste formale di ente di diritto privato, anche societario, presenta indici sostanziali di pubblicità che ne comportano la sottoposizione a un regime differenziato, tipico delle amministrazioni giudicatrici, con conseguente applicazione delle regole dell'evidenza pubblica. In buona sostanza, in sintesi, sono escluse dalla competenza del SUAP, oltre agli enti pubblici propriamente detti, anche tutte quelle società controllate, partecipate o comunque che si possano qualificare come organismi di diritto pubblico, secondo la definizione che vi ho appena letto. Sono ancora escluse dalla competenza del SUAP, se volete questo è ovvio, ma non poi, non più di tanto, le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente. E quindi, per esempio, tutte quelle attività che sono liberamente esercitabili e che non necessitano di alcun titolo abilitativo per essere esercitate, quelle possono appunto avviare l'attività senza presentare nessuna pratica al SUAP. Questo è importante sottolinearlo perché qualche volta nella fase di iscrizione della ditta al registro imprese nascono dei dubbi e qualche volta sono gli stessi operatori del registro imprese a chiedere agli imprenditori di presentare una pratica SUAP, ma in realtà vi ricordo che la pratica SUAP è necessaria solo se c'è dietro una norma che prescrive che ci sia un adempimento da espletare. Se non c'è niente da espletare, non solo non è dovuta, ma è proprio esclusa dalla competenza. Così come ad esempio gli interventi edilizi che non sono soggetti ad alcun adempimento, pratiche ad esempio di manutenzione ordinaria. Un altro quesito che arriva frequentissimamente al coordinamento regionale è diciamo, dovuto ai tecnici che chiedono come mai il sistema informatico SUAP non gli consente di inviare ad esempio una pratica di manutenzione ordinaria. Questo perché il sistema SUAP è congegnato in maniera tale che se uno seleziona l'intervento di manutenzione ordinaria, che è possibile selezionare, perché anche se sul piano edilizio niente è dovuto, ad esempio potrebbe essere dovuta un'autorizzazione paesaggistica, quindi la pratica dovrebbe essere presentata, però se uno va a selezionare un intervento di edilizia libera, come la manutenzione ordinaria che non è soggetto a nessun adempimento, e poi
rispondendo alle varie domande, esclude la necessità di ulteriori titoli abilitativi, il sistema lo porta, diciamo, in cul-de-sac e gli dice non è prevista nessuna pratica per questo intervento, non gliela fa mandare. Poi ancora, molto velocemente, gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, come quelli fiscali, previdenziali e camerali, compresa la comunicazione unica, che è un adempimento a sé stante che non confluisce all'interno del SUA, poi le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni, i titoli abilitativi comunque denominati riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, come l'immatricolazione di veicoli natanti, e poi ancora quelle che sono le esclusioni anche dalla DPR 160, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di materie radioattive, gli impianti nucleari, di smaltimento di rifiuti radioattivi, prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Non sono sicuramente, diciamo, cose che quotidianamente ci si può trovare a gestire. Ancora, impianti di produzione di energia elettrica soggetti all'autorizzazione unica, che rimangono nella competenza regionale, le concessioni, comprese quelle di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto a una procedura di evidenza pubblica. In realtà le concessioni rientrano nella competenza del SUAPE, fatta salva, appunto, come ci dice qui, la fase di evidenza pubblica. Nell'articolo 18 delle direttive che vedremo nell'ultimo webinar ci viene raccordato il modo in cui si raccorda la procedura di evidenza pubblica con il successivo rilascio della concessione. Tutto quel che riguarda il settore estrattivo, quindi le concessioni minerarie, tutti gli atti di pianificazione territoriale e l'iniziativa privata, compresi i piani attuativi e la realizzazione delle opere di urbanizzazione direttamente da parte del privato, le procedure di intesa, le assegnazioni di lotti all'interno dei consorzi industriali dei PIP e gli atti che impegnano finanziariamente la pubblica amministrazione, come le attività di trasporto soggette a finanziamento pubblico, le licenze relative alla vendita di generi di monopolio, eccetera. Io questo adesso ovviamente abbiamo fatto una carrellata molto veloce perché non c'è il tempo di entrare più di tanto nel merito, però sono tutte eccezioni che trovate nel, se non ricordo male, nell'articolo 2 o 3 delle direttive. Ora, prima di entrare nel merito di quelle che sono il funzionamento del procedimento unico e del SUAPE, facciamo una piccola introduzione concettuale a quello che è appunto il procedimento unico. Il procedimento unico, io vedete in questa slide, che poi riprende in qualche modo quelli che sono i principi della legge 24 e anche riportati più esplicitamente nelle direttive, significa che presso il SUAPE viene acquisito un titolo abilitativo unico che ricomprende tutti gli atti abilitativi di assenso previsti dalle norme settoriali. Questo significa fondamentalmente nel concreto due cose. La prima è che l'oggetto, il focus della pratica che viene presentata a SUAPE non è sull'adempimento amministrativo, ma è su quello che è l'obiettivo finale del cittadino. Il cittadino presenta una pratica per avviare una determinata attività economica e produttiva o per realizzare un determinato intervento edilizio o anche per tutti e due, perché può essere anche quello, e a ritroso vengono individuati tutti i titoli abilitativi che sono necessari per realizzare quella determinata iniziativa. Spessissimo arrivano dei quesiti dove ci chiedono: ma si può presentare in un'unica pratica un intervento edilizio e anche l'esercizio di un'attività, oppure si può presentare un'unica pratica per contemporaneamente avviare un'attività di esercizio commerciale e anche di parrucchiere, per esempio? Ebbene, la risposta a tutte queste domande sta in questo principio, è sempre sì. Perché la pratica SUAPE non è costruita sull'adempimento, è costruita su quello che è l'obiettivo, su quello che il cittadino vuole realizzare. Quindi se quel cittadino vuole realizzare un intervento edilizio e poi avviare un'attività su quello stesso immobile, quella è una stessa pratica. Se vuole avviare più attività contemporaneamente, quella è una stessa pratica. Ma il corollario è anche che, come ci dicono le direttive, non è ammesso il frazionamento del procedimento in più iter, cioè non si può presentare più pratiche per ottenere in momenti separati
i titoli abilitativi che servono per realizzare un medesimo intervento. Non si può fare quel discorso che a volte alcuni tecnici tentano di fare: io adesso voglio solo il parere del vigile del fuoco di conformità, poi il titolo di inizio te lo chiedo dopo. No. Cioè, se l'obiettivo, siccome non può essere l'espletamento di un singolo adempimento, ma è mettere a norma un'attività, le norme di prevenzione incendi, nell'esempio che ho fatto, deve essere, se ci sono lavori da fare, l'aspetto edilizio è quello, diciamo, relativo alla prevenzione incendi, devono essere gestiti contemporaneamente all'interno della stessa. Un solo punto di contatto, un altro, diciamo, aspetto che è legato al concetto di procedimento unico, che se vogliamo quello più scontato, più ovvio, più facile anche da comprendere, il SUAP è l'interlocutore unico del privato per l'espletamento di tutti gli adempimenti. E quindi, diciamo, il cittadino non deve più girare e chiedere singoli titoli abilitativi nei vari uffici diversi, ma presentare tutto al SUAP. Questo come corollario ha anche il fatto che le pratiche presentate direttamente agli enti terzi senza passare per il SUAP sono irricevibili, ove rientranti nella competenza del SUAP ovviamente. La norma prevede un divieto per le altre amministrazioni di rilasciare direttamente atti di assenso o dissenso al cittadino, proprio perché sono irricevibili le relative istanze. Ma ancora, le direttive diciamo, prevedono un caso, che anche questo è di ulteriore semplificazione, perché a volte può capitare che un medesimo intervento insista sul territorio di più comuni, ossia delocalizzato. Ecco, la direttiva ci dicono quando l'intervento insiste sul territorio di più comuni, il cittadino presenta una sola pratica nel comune, diciamo, in cui è ubicata la porzione più rilevante dell'intervento, se non è immediatamente, diciamo, rilevabile in uno qualsiasi dei comuni interessati, e il SUAP che riceve manda la pratica anche agli altri comuni, in maniera tale da unificare anche in questo caso il procedimento ed evitare che si presentino n pratiche in n comuni per realizzare quello che è sempre lo stesso intervento. Terzo aspetto, diciamo, importante per quanto riguarda i principi generali del procedimento unico, è un solo iter amministrativo, e questo, se volete, è una delle cose più ambiziose e più difficili da realizzare. Cioè, vuol dire che tutte le singole norme di settore che prevedono ognuna modalità istruttorie, tempistiche, sequenze, fasi, propedeuticità anche del rispetto al rilascio di un atto, vengono azzerate e vengono, diciamo, riportati tutti gli adempimenti, tutti i titoli abilitativi a uno stesso schema procedurale, che è appunto quello del procedimento unico, che, come vedremo, si articola o in autocertificazione o in conferenza di servizi nell'ambito della regione Sardegna, e quindi, diciamo, viene disapplicata in qualche modo la norma di settore. Ecco, questo è un aspetto, diciamo, sia abbastanza complesso da comprendere, ma che crea anche una serie di dubbi e anche di che possono essere, per carità, legittimi. Cioè, in genere, molto spesso l'osservazione che viene fatta da parte degli operatori degli enti terzi è: ma io ho la mia norma di settore che è legge speciale, e quindi non posso applicare la disciplina del procedimento unico, appunto perché ho a che fare con una legge speciale. Ecco, ricordatevi che in realtà il rapporto è esattamente il contrario, nel senso che la norma settoriale disciplina la modalità ordinaria per ottenere un determinato atto di assenso, ma quello stesso atto di assenso, nel momento in cui è richiesto all'interno di un procedimento unico, nell'ambito di una conferenza di servizi, per esempio, segue la disciplina speciale, che è quella del procedimento unico o appunto della conferenza di servizi. Ma di questo lo vedremo più in dettaglio. Mi premeva farvi questa premessa perché molto spesso ci avvitiamo, diventiamo anche esperti nel conoscere i singoli passaggi
tecnici di quello che sono le previsioni del procedimento, ma se perdiamo di vista questi che sono i principi di base, rischiamo di non comprendere, diciamo, la cosa c'è concettualmente dietro quel funzionamento. Va bene, questa è una slide che ci riporta le risultanze di una sentenza della Corte Costituzionale che risale addirittura all'anno 2000, ma che è sempre attuale, e che appunto, sempre nell'ottica di quello che vi stavo dicendo, esplicita che il procedimento unico è una differente modalità di esercizio del potere, e quindi i soggetti che sono chiamati ad operare le verifiche verificano nell'oggetto di ciò che verificano è quello che prevede la norma di settore, che continua a stabilire i requisiti, le modalità, i fatti legittimanti, ma lo schema procedurale che seguono è quello del procedimento unico. Quindi azzerando completamente le previsioni della normativa settoriale per quanto riguarda le tempistiche per la richiesta di integrazioni, le sequenze, le modalità di espressione della soluzione del dissenso, eccetera. Ancora, presentazione e protocollazione della pratica. Entriamo più nel dettaglio di come si presenta la pratica e di come deve essere poi gestita dal SUAP e dagli altri soggetti. La pratica viene presentata, sappiamo, attraverso il software regionale SUAP, che è accessibile sul portale sardegnaimpresa.eu. La direttiva ci dice che solo in caso di indisponibilità del sistema SUAP può succedere che il sistema momentaneamente non sia disponibile o per malfunzionamento o per aggiornamenti, in caso di urgenza, la pratica, diciamo, può essere trasmessa e anticipata, se volete, via PEC all'indirizzo del SUAP. Ma deve essere comunque regolarizzata con la trasmissione sul sistema non appena lo stesso torna disponibile. Quindi la trasmissione via PEC è una trasmissione di urgenza che serve per, soprattutto per le pratiche in autocertificazione, quelle a 0 giorni, serve per acquisire immediatamente il titolo abilitativo, ma deve essere poi regolarizzata con la trasmissione sul sistema. Con l'ultima legge regionale di semplificazione, che è la 1 del 2019, è stata aggiunta una semplificazione per quanto riguarda la protocollazione della pratica, sia da parte del SUAP che dagli altri soggetti che partecipano al procedimento. E la legge ci dice che la pratica e i documenti possono essere protocollati una volta sola sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti. Quindi sostanzialmente il SUAP, così come ognuno degli enti terzi che la ricevono dal SUAP, possono protocollare la pratica una volta sola e non sono poi tenuti a protocollare ogni singola comunicazione che intercorre nell'ambito di questa pratica. Saranno poi tenuti a protocollare solo gli atti con valenza provvedimentale, quindi ad esempio i provvedimenti unici, ad esempio i provvedimenti prescrittivi e interdittivi, ad esempio l'irricevibilità, ad esempio non me ne vengono in mente altri, però diciamo tutte le comunicazioni della pratica non possono non essere protocollate, appunto perché è la legge regionale 1 del 2019 che prevede questa semplificazione, perché sono comunque tracciati e conservati a norma dal sistema SUAP. Ancora, sappiamo, ma anche questa non è assolutamente una novità, ma è un principio che viene, diciamo, dal DPR 160 del 2010, che poi è stato riportato nella legge regionale 24, la pratica è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale. La procura speciale può essere conferita per la firma quando il cittadino o un soggetto comunque delega un altro a firmare digitalmente il nome per conto proprio. Vedete, la procura alla firma, la cosa importante da sottolineare è che è personale. Se io all'interno di una pratica ho 5 soggetti diversi che non hanno la firma digitale, che devono delegare un altro a firmare, dovrò avere la procura di tutti e 5, perché la delega a firmare è una cosa che è del tutto personale. Quindi non va. L'errore che spesso si fa, ad esempio, nelle comunicazioni edilizie e lavori edilizi, il modulo F3 che viene trasmesso dopo
la pratica e ci si dimentica di allegare la procura speciale del titolare dell'impresa esecutrice. Quello ovviamente, se non ha la sua firma digitale, non firma direttamente, deve conferire procura. Non basta che la procura sia stata conferita dall'intestatore della pratica, quindi dal committente, perché l'impresa esecutrice è un altro soggetto e deve a sua volta rendere. Poi la procura della trasmissione, che è semplicemente una delega a trasmettere la pratica sul sistema, e che ovviamente è invece è, diciamo, dovuta solo dall'intestatore della pratica e non dagli altri soggetti, perché la pratica la trasmette solo l'intestatore. Ancora, la norma e le direttive ci precisano che per la presentazione della pratica si deve utilizzare la modulistica regionale. Altra modulistica non può essere utilizzata a meno che non contenga gli stessi contenuti. Adesso, col nuovo sistema informatico regionale su APE, è diventato molto più difficile non usare, diciamo, la modulistica regionale o usare altra modulistica, perché la modulistica viene compilata direttamente sul sistema e viene abbinata dal sistema automaticamente in base all'intervento che viene selezionato e alle risposte che vengono fornite. Compilando, quindi il problema c'è meno, però vedete, quello che è importante è il secondo capoverso che è riportato qui. Il SUAP e gli altri soggetti coinvolti non possono richiedere la presentazione di modulistica ulteriore rispetto a quella regionale e non possono richiedere documenti allegati diversi da quelli indicati in essa, a meno che non ci siano dati, dichiarazioni e allegate previsti da eventuali regolamenti specifici, regolamenti locali, di cui è stata data pubblicità ai sensi dell'articolo 2,2 del decreto legislativo 126 del 2016, nonché ovviamente la modulistica relativa a casistiche non contemplate da quella regionale. Vi ricordo e su questo il decreto legislativo 126 del 2016 è molto rigido e anche molto severo. Contiene un espresso divieto a richiedere qualsiasi cosa che non corrisponda con la modulistica e con le informazioni pubblicate sul sito istituzionale. L'eventuale, se uno chiede un documento che non è dovuto ai sensi di questa norma, quindi chiede cose in più, è punito con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. Quindi vi invito veramente a stare molto attenti rispetto a questo. Poi, vabbè, la terza cosa, sempre che su principi generali è obbligatorio indicare un domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi comunicazione, è possibile indicare con il domicilio elettronico il proprio indirizzo PEC o anche un altro indirizzo PEC che può essere anche di un altro soggetto, purché, diciamo, ci sia possibile per chi trasmette la pratica ovviamente ricevere la documentazione in quell'indirizzo. Ora, la direttiva, anche questa è una cosa su cui ci arrivano un po' di domande e anche che ci sono un po' di, diciamo, di confusione. La direttiva precisa che è possibile in qualunque momento procedere al ritiro o all'annullamento della pratica, con la distinzione tra due casi. Il primo caso è se l'intervento, l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa non sono già stati avviati, in qualunque fase del procedimento l'interessato può rinunciare al titolo e ai suoi effetti giuridici dandone semplice comunicazione al suo atto. Vedete, io qui vi ho riportato, non so quanto si veda, però diciamo, lo screenshot del sistema SUAP, dove si vede chiaramente che nel menu azioni in corrispondenza della pratica l'ultima opzione è appunto annulla la pratica. Quindi nel caso in cui un cittadino avesse inviato una pratica, dopodiché cambia idea, quell'intervento non lo vuole più fare, o più spesso magari ha fatto un errore che non riesce a correggere, quindi la vuole annullare, e ritrasmetterla, fa, diciamo, seleziona annulla pratica e quindi il SUAP riceve una comunicazione di annullamento dove alla fine viene indicata la motivazione, perché al cittadino che annulla la pratica gli viene chiesto obbligatoriamente di indicare la motivazione. Ora, se l'intervento non è stato ancora avviato, ma magari la pratica non è stata neanche trasmessa, da parte del SUAP, il SUAP prende, come dire, atto di questo annullamento, non è tenuto a fare nient'altro se non, come ci dicono le direttive, a informare tutti i soggetti coinvolti. Quindi al massimo, inoltre, la comunicazione
a tutti gli enti terzi coinvolti in quel procedimento e finisce tutto lì. Invece l'intervento è già stato avviato, evidentemente la cosa è un po' diversa, perché ad esempio se io ho avviato già un'attività per esempio commerciale, non posso semplicemente rinunciare al titolo abilitativo, lì dovrò trasmettere una comunicazione di cessazione. Oppure, ad esempio, se c'è un intervento edilizio e rinuncio al titolo edilizio, ma le opere le ho già avviate, automaticamente quello che ho realizzato diventa un abuso, perché non c'è più un titolo abilitativo che appunto che sorregge. E quindi qui ci dice, comporta l'obbligo in capo all'interessato di attivare le eventuali ulteriori procedure previste dalle norme vigenti. Appunto in questo caso, come negli esempi che ho. A volte succede che l'interessato, nonostante il sistema gli chieda la conferma e gli chieda obbligatoriamente di inserire una motivazione, annulli nelle pratiche per errore. In quel caso bisogna contattare il supporto informatico, il cittadino ovviamente che ha fatto l'errore, per chiedere il ripristino della pratica. Ancora andiamo avanti e vediamo che cosa deve fare il SUAPE una volta che riceve la pratica. Allora, intanto, nel momento in cui il cittadino inserisce, quindi invia la pratica attraverso il sistema informatico, lo stesso sistema informatico automaticamente gli invia la ricevuta automatica, che, come sappiamo dal testo della legge e dalla direttiva, è assolutamente equivalente in quanto a validità alla ricevuta definitiva che poi il SUAP trasmetterà, fino a che appunto questa ricevuta definitiva non viene trasmessa da parte del SUAP. È un'attestazione, diciamo, di presa in carico per la pratica da parte del sistema. A questo punto, entro 2 giorni lavorativi, ci dice la legge, effettua il controllo formale sulla documentazione presentata. A questo punto abbiamo 3 possibilità. Una volta che il SUAP ha effettuato la verifica formale, o rilascia la ricevuta definitiva, qualcuno ha toccato, o rilascia la ricevuta definitiva o la comunicazione di avvio del procedimento, a seconda del tipo di iter, oppure chiede la regolarizzazione della pratica, oppure dichiara la pratica irricevibile. Queste 3 opzioni, come vedete, corrispondono con le 3 opzioni che il sistema SUAPE dà, diciamo, in questa fase, nel momento in cui la pratica viene assegnata, e quindi si dice, vedete, il stato corrente, verifica formale, l'avanzamento sia con la verifica enti, che non è altro che, diciamo, gli adempimenti successivi, o la richiesta di regolarizzazione, o l'irricevibilità. Qual è l'oggetto di questa verifica formale? Il SUAPE sostanzialmente deve verificare la competenza a ricevere la pratica sulla base dei principi che vi ho evidenziato in apertura. Quindi verificare di essere effettivamente competente a ricevere quella pratica. Deve verificare l'interesse ad agire e la qualificazione giuridica da parte dell'interessato. Ovviamente per quanto riguarda l'aspetto formale, il SUAPE non deve effettuare delle particolari indagini o, diciamo, delle valutazioni, deve verificare, supponiamo di avere una pratica edilizia che mi abbia compilato, per esempio, indicandomi un titolo di disponibilità dell'immobile. Poi non deve entrare nel merito a verificare se è vero, ma anche se quel titolo effettivamente gli consente di realizzare quell'intervento, però deve aver qualificato il proprio interesse. E terzo, che è un concetto un pochino più esteso, deve verificare la sussistenza degli elementi essenziali della pratica. Quindi verificare la corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica. Su questo sicuramente col nuovo sistema informatico il controllo è in qualche modo agevolato da parte del SUAPE, perché il sistema è molto più, come dire, sofisticato rispetto alla vecchia modulistica PDF, in cui uno poteva
tranquillamente compilare, assalti o saltare intere sezioni, perché il sistema contiene già tutta una serie di regole di compilazione in cui se i campi obbligatori non sono stati valorizzati, non fa andare avanti, non fa trasmettere la pratica. Ovviamente il sistema non è in grado di leggere quello che c'è scritto, cioè uno può aver, come dire, compilato un campo di testo obbligatorio anche mettendo un asterisco. Il sistema lo prende per buono, ma qui è l'operatore che deve controllare che effettivamente sia stato compilato in maniera coerente. E ancora l'effettiva presenza delle attestazioni di conformità, quindi che ci siano per tutti i moduli che sono dovuti, ma anche questo adesso è diventato molto più semplice perché è il sistema che li abbina in automatico, la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica come evincibili dalla modifica compilata. Non, il swap non deve controllare che siano, che quelle dichiarazioni siano vere, deve solo controllare che formalmente la pratica sia completa. Ora, io capisco che molte volte ci può essere un operatore che, diciamo, ha due cappelli, che sia operatore swap, che è operatore, che, come vuol dire, che poi è soggetto competente a effettuare la verifica di merito su quella stessa pratica. Quello che io vi consiglio però è di evitare di mischiare le azioni che deve compiere come swap da quelle che deve compiere come ente competente alla verifica, perché hanno una tempistica diversa. Il swap, tutte queste cose che vi ho detto, le deve fare entro 2 giorni lavorativi, mentre per la verifica di merito normalmente di regola ci vogliono, sono a disposizione 30 o 60 giorni. Quindi, in una prima fase è bene controllare la completezza formale e poi rilasciare la ricevuta e semmai successivamente fare la verifica di merito. Non fate l'errore di, come dire, osporre la trasmissione della ricevuta e anche la trasmissione della pratica agli altri enti terzi competenti a dopo le verifiche di merito, perché in questo modo state fondendo due momenti diversi che hanno delle tempistiche diverse. Il swap deve evadere nel più breve tempo possibile per non sottrarre tempo agli enti che devono compiere le verifiche di merito e far sì che la pratica si chiuda nel più breve tempo possibile, agevolando il cittadino. Allora, poi le direttive comprendono, diciamo, tutta una serie di esemplificazioni sui casi di ricevibilità della pratica. Difetto di correttezza, completezza e congruenza della documentazione, carenza di competenza del swap, se volete sono speculari alle cose che vi ho detto che vanno controllate, appunto. Vedete, pratica non omnicomprensiva di tutti gli adempimenti dovuti. Come vi ho detto prima, è vietato il frazionamento. Mancanza del domicilio elettronico della firma digitale della procura, mancanza degli estremi catastali, quando dovuti, guardate, su questo nelle direttive ci sono tutta una serie di eccezioni, come ad esempio ciò che riguarda attività delocalizzate, attività su area pubblica, eccetera. Pratiche inviate a mezzo PEC, cartacee o con formati di file non ammessi, errata indicazione della tipologia di intervento delle condizioni, proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica, errata tipologia del procedimento. Il fatto che siano casi di ricevibilità della pratica non significa che non possano essere sanati. Anzi, direi che tutte le carenze possono essere sanate, tranne quelle che vediamo tra un attimo. Salvo che non ci sia una specifica regolamentazione locale che prevede diversamente, il mancato pagamento dei diritti di segreteria non è motivo di ricevibilità della pratica. Ora, quando il swap rileva la sussistenza di uno o più di quegli elementi di ricevibilità che abbiamo appena visto, la regola è che inviti l'interessato a effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine. Questo congruo termine cambia a seconda che la pratica sia in autocertificazione o in conferenza di servizio. Se la pratica è in autocertificazione, la legge dice va chiesta la regolarizzazione entro un massimo di 5 giorni lavorativi. È vero che la legge parla di un massimo di 5 giorni lavorativi, ma a meno che io non sia già in ritardo, non ci siano particolari motivi di urgenza, consiglierei di dargli sempre tutti questi 5 giorni lavorativi, perché una delle cose di cui gli utenti più si lamentano è il fatto che gli vengano chieste
regolarizzazioni entro uno o due giorni quando la norma ne ammette anche cinque. Ecco. Questo è un po' antipatico, poi è chiaro che ognuno valuta in base a come la situazione in quello specifico caso, però se non ci sono altre ragioni, perché non darglieli? Ecco. Perché ci dice 5 giorni lavorativi e ci dà un termine molto stretto? Perché nella pratica in autocertificazione il titolo abilitativo è già in possesso dell'interessato e conseguentemente il fatto che io gli chieda una regolarizzazione non priva di efficacia il titolo. Quello può avviare la sua attività, può avviare il suo cantiere, se parliamo di intervento edilizio. Quindi è chiaro che la regolarizzazione va fatta in un tempo più breve possibile, perché poi altrimenti io mi trascino una pratica che potrebbe avere delle irregolarità, nel frattempo quello ha il titolo abilitativo in mano, potrebbe anche iniziare a realizzare l'intervento. Pensate, se fa un intervento edilizio, realizza tutti i lavori, prima ancora che sia decorso il termine per la regolarizzazione. Ecco, stiamoci un po' attenti a questo. Soprattutto vedete, lui ce l'ha in mano, come dire, il titolo abilitativo ce l'ha in mano e gli enti terzi non l'hanno ancora vista quella pratica. Quindi la regolarizzazione di una pratica in autocertificazione deve essere la cosa più veloce possibile. Nei procedimenti in conferenza di servizi possiamo essere di manica più larga. La legge ci dice che deve tener conto della complessità e che sostanzialmente gli si può dare fino a 30 giorni. Fate attenzione però. Intanto, vabbè, nelle pratiche in conferenza il titolo abilitativo non è in mano al cittadino, ecco perché possiamo avere un termine più ampio per la regolarizzazione. Se è inviata nei primi 15 giorni, interrompe tutti i termini del procedimento fino a 30 giorni. Cosa vuol dire? Se su APE chiede la regolarizzazione entro i primi 15 giorni, diciamo tutti i termini del procedimento decorreranno davvero dal momento in cui l'interessato presenterà la documentazione completa. Se il SUAPE la manda tardivamente, oltre quei 15 giorni i termini non si interrompono più, quindi continuano a correre. Questo perché altrimenti uno, come dire, pensateci, no? Se il SUAPE fa clamorosamente ritardo e prende la pratica in mano dopo un mese e mezzo, non è che a quel punto interrompe tutti i termini e poi decorrono davvero. E no, lì in quel caso è in ritardo e ne pagherà le conseguenze. Quindi il SUAPE chiede la regolarizzazione, assegna il termine, a questo punto può succedere che il cittadino integra, trasmette la documentazione o che il termine decorre infruttuosamente. A quel punto, diciamo, le cose si riavverano, quindi il SUAPE deve nuovamente compiere la verifica formale sulla pratica integrata, se l'ha integrata, o comunque ha un video di fronte, anche se non la integra, la deve riprendere in mano e decidere se appunto mandarla avanti o se dichiararla irricevibile. Entro ancora due giorni lavorativi. La dichiarazione di irricevibilità si emette quando, invertiamo questi due punti perché arriviamo dall'illustrazione della regolarizzazione, quindi se non è stata compiuta la regolarizzazione nei termini assegnati. Questo può succedere se l'interessato non ha integrato mentre il termine che gli è stato concesso, o, cosa che personalmente mi capita molto più frequentemente, di 10 problemi ne ha risolto 5 e gli altri 5 sono rimasti ancora irrisolti, cosa che ahimè succede spesso. Oppure viene emessa direttamente, senza chiedere la regolarizzazione, quando le omissioni o le carenze non sono sanabili. Le omissioni o carenze non sanabili sono tassativamente indicate nelle direttive, sono pratiche escluse dalla competenza del SUAPE, c'è poco da discutere, se la pratica è esclusa è inutile correggerla, continua a rimanere esclusa. Se è stato scelto il procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza dei servizi o di altro procedimento che necessita del rilascio di atti espressi. La natura di una CIA o di una pratica in autocertificazione a 0 giorni è profondamente diversa da quella di un'istanza dove mi si chiede il rilascio di un atto. Una cosa che continuo a vedere e continuiamo a vedere nonostante tanti anni e sia stato ribadito tante volte questo concetto, il caso di SUAPE che riceve una pratica mandata in autocertificazione
siccome viene che vada in conferenza dei servizi, anche se gliel'hanno mandato in autocertificazione, indice la conferenza dei servizi, cioè come se nulla mutasse d'ufficio la natura. Questa è una cosa che non si può fare, perché quando la pratica è in autocertificazione, il titolo abilitativo è già in mano all'interessato. Io, per poterla, come dire, gestire come una pratica in conferenza dei servizi, devo prima privarla di efficacia quel titolo abilitativo e poi la devo ripresentare nel modo corretto. Non si può correggere, quella è una pratica irricevibile. E poi vabbè, le pratiche cartacee, la dichiarazione di irricevibilità deve contenere la motivazione e l'indicazione analitica di tutte le correzioni e integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile. Bisogna scrivere tutto quello che non va bene, non ci si può limitare al primo motivo, diciamo, alla prima carenza, perché poi ovviamente l'interessato ritrasmette la pratica correggendo quella carenza. Io non posso più contestargli una carenza che avrei dovuto rilevare precedentemente. Quindi la dichiarazione di ricevibilità deve contenere l'indicazione di tutti e le correzioni e integrazioni necessarie per presentarla correttamente. Ecco, come tempistica nella norma ci dice che la dichiarazione può essere emessa solo prima della trasmissione manuale automatica della pratica agli enti competenti per le verifiche. Quindi nei procedimenti in autocertificazione solo tassativamente nei primi 15 giorni, altrimenti una volta trascorsi questi 15 giorni, qui qualcuno muove le slide, non capisco. Ecco qui, nei procedimenti in autocertificazione, quindi trascorsi quei 15 giorni, l'irricevibilità può essere dichiarata solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nomies della 241, quindi solo in presenza, in caso di violazione di legge o di incompetenza del SUAP. Violazione di legge non vuol dire che il modulo è incompleto, perché qualcuno ogni tanto con qualche salto, triplo salto carpiato, argomenta sostenendo che la mancanza di un documento o la carente compilazione di un modulo significhi che c'è una violazione di legge. Evidentemente no. Una violazione di legge è, ad esempio, se mi ha presentato una pratica a 0 giorni, quella pratica prevede anche l'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica. È chiaro che quella lì non poteva andare in autocertificazione a 0 giorni, e quindi quella lì siamo in violazione di legge, perché mi manca un titolo abilitativo presupposto, quindi posso dichiarare l'irricevibilità tardivamente alle condizioni previste dall'articolo 21 nomies, oppure se è incompetente. Nei procedimenti in conferenza di servizi trascorsi 15 giorni, tranne il fatto in cui sia stata chiesta la regolarizzazione, il SUAP può dichiarare l'irricevibilità solo in caso di incompetenza. In tutti gli altri casi si dovrà portare avanti il procedimento ed eventualmente chiuderlo con un diniego, ma non si può fare un'irricevibilità. Ora, vediamo che ora abbiamo fatto, ma sì, altri 2 minuti, vi dico altre 2 cose e poi passiamo alle domande. All'esito favorevole della verifica formale, quindi finora abbiamo detto tutto quello che succede se c'è qualche problema, quindi la regolarizzazione, l'irricevibilità. Se tutto va bene subito o dopo la regolarizzazione, il SUAP provvede agli adempimenti conseguenti. Ad esempio, e quindi qui vedete, il sistema informatico SUAP ci guida nelle successive fasi. Quindi cliccando su verifica enti, il sistema propone l'associazione degli endoprocedimenti. Gli endoprocedimenti vengono proposti e associati automaticamente in base alla modulistica, alle risposte fornite. Io suggerisco sempre ai SUAP, nel momento in cui devono fare l'abbinamento degli endoprocedimenti alla pratica, di verificare i frontespizi dei moduli, perché gli endoprocedimenti da attivare sono indicati nei frontespizi dei moduli. Quindi sono suggeriti dal sistema, ma indicati nei frontespizi dei moduli. Vi prego, evitate di attivare endoprocedimenti a sentimento.
Una delle principali cose di cui si lamentano molti enti terzi sono che ricevono una marea di pratiche che non dovrebbero ricevere, perché i SUAPE, per eccesso di zelo o forse pensando di avere meno responsabilità, dice tra il vedere e il non vedere, lo mando anche a questo, attivo anche questo nel mio procedimento. Evitatelo. Perché quello significa un ente che deve protocollare, che deve vedere, che ci deve perdere magari del tempo per verificare che in realtà non ha nulla da dire e glielo avete mandato solo per scrupolo, per zelo, per non dire, diciamo, in altri termini, per avere meno, pensando di avere meno responsabilità. Attenetevi strettamente alle indicazioni che sono contenute nei frontespizi dei moduli. Salvo casi veramente particolarissimi. E se sistematicamente ritenete di dover aggiungere un procedimento che il sistema non vi propone con una determinata tipologia di pratica, segnalatelo piuttosto al coordinamento, fate un quesito, lo vediamo. Magari avete ragione, ma non fate, come dire, di testa vostra, discostandovi da quelle che sono le indicazioni, perché sono abbastanza precise. Dopodiché la pratica viene trasmessa come dire, manualmente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per l'effettuazione delle verifiche di merito. Il sistema propone la trasmissione per gli endoprocedimenti di verifica, che sono quelli appunto, vedete, marcati come verifica, mentre quelli di notifica, beh, la trasmissione non ve ne dovete mai preoccupare perché il sistema la fa in automatico. Nei procedimenti di autocertificazione, gli endo di notifica vengono trasmessi all'atto di rilascio della ricevuta, senza che venga fatto nulla da parte dell'operatore, nei procedimenti in conferenza di servizi all'atto dell'archiviazione della pratica e quindi dell'emissione del provvedimento unico. Gli endo di notifica sono i di per mera conoscenza, non comportano nessuna azione da parte degli enti terzi che li ricevono e quindi il sistema li manda in automatico nel momento in cui li deve mandare. Ricordatevi, che questo tipo di abbinamento è fatto sulla base della configurazione degli enti e degli endoprocedimenti. Ogni ente deve controllare la configurazione dei propri uffici in maniera tale da verificare che l'abbinamento dalle classi di intervento sia effettuato correttamente e che quindi il SUAPE, come dire, abbini correttamente la trasmissione all'ente effettivamente, all'ufficio effettivamente competente. Questo lo dico soprattutto per gli enti terzi. Il SUAPE non ha modo di scegliere a quali enti mandarla. Il SUAPE sceglie l'endo procedimento, dopodiché l'abbinamento dell'endo all'ufficio è fatto dalla configurazione. Se l'ente ha una configurazione sbagliata, il SUAPE non può far altro che mandarlo all'ufficio sbagliato. Quando capitano casi del genere, che la pratica arriva ad un ufficio piuttosto che ad un altro, piuttosto che chiedere al SUAPE di correggerlo, controllatevi la configurazione del vostro ente o contattate sempre il supporto informatico per controllarla, perché se c'è un errore viene corretto, il SUAPE non ci può fare nulla. E infine ricordatevi che dopo 15 giorni, nel caso di inerzia da parte del SUAPE, la pratica viene trasmessa automaticamente. Quindi nei procedimenti di autocertificazione, se dopo 15 giorni il SUAPE non ha né dichiarato ricevibile la pratica né ha mandato la ricevuta definitiva, il sistema la invia in automatico, abbina in automatico gli altri procedimenti suggeriti e gli trasmette la pratica. La richiesta di regolarizzazione non interrompe questo flusso, perché la richiesta di regolarizzazione, come vi dicevo prima, deve essere veloce, deve essere rapida. Non ci possiamo tenere una pratica in autocertificazione appesa per più di 15 giorni. Quindi, se anche io l'ho chiesta la richiesta di regolarizzazione, ma sono passati 15 giorni, il sistema la trasmissione la fa comunque, perché dopo il 15° giorno le verifiche di merito, caschi il mondo, devono iniziare. Questo è il concetto che c'è dietro. Nei procedimenti in conferenza di servizi, invece, siccome non c'è tutta questa urgenza perché c'è un'interruzione di termini, se il SUAPE ha chiesto una regolarizzazione, la trasmissione automatica non parte. Altrimenti, dopo 15 giorni, anche qui la trasmissione avviene automaticamente. Io volevo arrivare fino a qui e infatti ho terminato la mia illustrazione di questo primo webinar. La prossima volta vediamo
il dettaglio del procedimento in autocertificazione e poi la conferenza. Noi abbiamo un fiat. Ora vediamo un attimino di vedere se ci sono se ci sono delle domande a allora, cui posso Marisa, rispondere. No, vedo molte. Giusto, per mettere che a massimo adesso provo a rispondere. Domande, visto. La prima domanda è. Vabbè, sì, se mi hai già individuato qualcuno mi fa un favore. La swap è solo per i privati, non anche per gli enti pubblici. E chiedono come mai invece per le remunerarie dismesse, invece che il comune a presentare la domanda, c'è la competenza swap. Il motivo è un'espressa previsione di legge che è la legge regionale 1 del 2019, la legge di semplificazione di due del 2018, che l'articolo 45 prevede proprio questa eccezione, prevede che a prescindere dal fatto che il soggetto sia pubblico o privato, quella tipologia di procedimenti passa per il procedimento unico swap, ma è l'unica eccezione. Infatti poi c'è una domanda successiva che è relativa all'area, che è lo stesso soggetto regionale e quindi un soggetto pubblico, e in quanto tale non passa per la competenza swap. Qui non so se voi, perché mi era puntata quella della competenza. Sì, vedo qualcuno sulla competenza, ad esempio vedo, no? Quindi dice, se l'immobile residenziale è esistente, ma il sistema di depurazione deve essere modificato anche dal punto di vista edilizio, ad esempio installazione di una nuova fase di depurazione, sostituzione di vasche, la richiesta di autorizzazione deve essere fatta attraverso il SWAP. È corretto? Beh, è assolutamente corretto, perché c'è l'intervento edilizio. Il problema nasce soprattutto quando viene presentata una pratica edilizia, dove viene, quindi con la realizzazione di un immobile, normalmente residenziale, perché se fosse produttivo il problema non si porrebbe, con la realizzazione anche dell'impianto, quindi si acquisisce l'autorizzazione preliminare allo scarico. L'intervento edilizio viene realizzato, concluso, si trasmette la pratica di agibilità, dopodiché bisogna acquisire l'autorizzazione definitiva allo scarico. Però in quel momento l'intervento edilizio è già realizzato, quella non è un'attività produttiva, quell'autorizzazione non viene più, cioè non è più di competenza del SWAP. Capisco che, voglio dire, di volta che si stabilisce, come dire, uno spartiacque, c'è qualcosa che sta un po' a cavallo. Certo, qui abbiamo l'anomalia che la prima parte è passata per il SWAP e la seconda no, però la prima è passata per il SWAP perché era collegata ad un intervento edilizio, nel secondo momento l'intervento edilizio non c'è più. Così come con la stessa autorizzazione allo scarico, nel momento in cui scade e va rinnovata, non deve essere rinnovata tramite il SWAP, perché quella non è un'attività produttiva. Il discorso è sempre quello. Poi vedo qualche domanda che riguarda la conferenza dei servizi, ma su questo ne preferirei, inutile che mi metto adesso a rispondere a come mandare i pareri sulla conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi è oggetto del terzo webinar, ne parliamo in quella fase. Area può presentare progetti tramite il SWAP. Beh, Area è l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa, un soggetto di natura sicuramente pubblica, quindi direi Area quindi è esclusa dalla competenza del SWAP. Che non è forse come hai attivato. Allora c'è una domanda sul parere di compatibilità e le autorizzazioni sanitarie. Allora scusate, chi non parla chiede la gentilezza di chiudere il microfono. No, chiedo scusa, poi non intervengo più, giusto che ho visto la domanda sul parere di compatibilità e l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sanitarie. Se ne parlerà, come diceva Massimo, nella giornata di conferenza dei servizi. Però ricordatevi che in questo momento c'è stata la legge 24
l'ultima legge 24 di quest'anno, che ha disposto la sospensione di tutti gli accreditamenti e ha cambiato un po' di cose in merito anche all'autorizzazione sanitaria, eccetera. Quindi a breve faremo delle modifiche, non rilasciate assolutamente accreditamenti per mancata risposta e state anche attenti al resto perché c'è un cambio di competenze, quindi stiamo. Poi vedo alcune domande che riguardano il discorso dell'unicità del titolo abilitativo e del divieto di frazionamento. Questo, ecco, le domande mi aiutano anche a spiegarvelo meglio. Cioè, qui mi dice, no? Come la mettiamo con i tecnici, non c'è l'obbligo di inviare tutto contemporaneamente. Allora, non c'è un obbligo nel momento in cui io non individuo una stessa iniziativa. Cioè, ad esempio, se io, come vi ho fatto l'esempio prima, l'interessato vuole realizzare un intervento edilizio e poi avviare l'attività, può presentare un'unica pratica. E poi mi collego ad un'altra domanda, come la mettiamo con l'agibilità. Può fare così, acquisisce contemporaneamente il titolo edilizio e il titolo per esercizio dell'attività, quest'ultimo rimane sospeso nella sua efficacia fino all'acquisizione dell'agibilità. Tanto che quando uno presenta l'agibilità, poi gli fa una domanda, ma stai completando un titolo abilitativo per l'esercizio che hai acquisito contestualmente a un titolo edilizio? Se risponde sì, gli abbina il modulo F39 che dovrebbe servire per, come dire, collegare quella pratica di agibilità con quella di esercizio dell'attività per completare quel titolo abilitativo di esercizio. Ma non è obbligatorio, uno può anche dire che può anche decidere di presentare la pratica edilizia, quindi avere come diciamo presentare come oggetto di quella pratica l'intervento edilizio, poi una volta che avrà realizzato quello presentare l'esercizio dell'attività, salvo che non ci siano norme specifiche che impongono la contestualità, come il caso ad esempio delle medie delle grandi strutture di vendita, dove questo gioco non si può fare perché il titolo edilizio e quello commerciale vanno acquisiti contemporaneamente. Ma a parte questo sì, io lo posso fare, così come io posso anche dire che sto avviando un'attività e poi dopo presentare una pratica per la realizzazione dell'insegna, ad esempio. Quello che non posso fare è frazionarmi, come dire, artificiosamente lo stesso intervento e quindi, come vi ho fatto l'esempio prima, dire io adesso voglio solo il titolo abilitativo edilizio, degli scarichi ne parliamo dopo. Oppure io adesso voglio solo il parere di prevenzione incendi, la pratica edilizia te la trasmetto dopo, perché quello è lo stesso intervento. Cioè, non so se è chiaro, cioè io posso presentare due pratiche per due interventi anche conseguenziali separati, ma non posso presentare più pratiche per lo stesso intervento. Non posso dire questo lo acquisisco adesso, quello lo acquisisco dopo, dei titoli abilitativi che servono per realizzare sempre la stessa iniziativa. Non so se questo vi è chiaro. Poi ancora, sempre su questa domanda 9 l'ho appena risposto. Poi, okay, l'autorizzazione di accreditamento esercizio vista adesso. Il procedimento unico deve essere applicato anche alle richieste di parere preventivo sul progetto. Allora, il parere preventivo è un procedimento particolare che è previsto da uno specifico articolo, adesso non mi ricordo quale, della legge 24 del 2016, che prevede la possibilità per l'interessato di chiedere di esprimersi su un progetto preliminare. Non è, quindi non segue né l'autocertificazione a 0 giorni, né a 30, né la conferenza di servizi di per sé, è una species di procedimento a sé stante, tant'è che da poco è stato proprio aggiunto un tipo ITER specifico per queste tipologie di pratiche. È possibile, è facoltativo diciamo, per il suo pure la conferenza dei servizi preliminare, però comunque è un tipo di procedimento diverso e a sé stante. Sì,
Perché per un intervento, questa è una domanda che si collega a quello che vi dicevo prima, perché per un intervento di accertamento di conformità, cambio di destinazione e frazionamento da realizzare in un immobile, la pratica è stata divisa in due pratiche distinte, accertamento di conformità e cambio di destinazione con frazionamento. Questo è legato alla specificità della pratica sanatoria. Con la legge 1 del 2019 è stata modificata l'articolo della legge 24 che si riferisce alle sanatorie ed è stato precisato che in caso di sanatoria edilizia si può presentare un'unica pratica per la sanatoria e per realizzare nuovo intervento solo nel caso in cui la sanatoria sia autocertificata. Quindi sostanzialmente mancata SCIA e mancata comunicazione dei diritti a libera. Nel caso di accertamento di conformità, l'accertamento di conformità deve essere trasmesso prima della, cioè deve essere concluso prima della presentazione della pratica per la realizzazione di ulteriori opere. Una precisazione che è contenuta nella norma e nelle direttive. Poi vediamo ancora. Se ritiro la pratica e annullo, devo essere autorizzato dal proprietario ad annullarla? Occorre la procura? Ora, qui voglio dire, ognuno si presuppone che siamo tutti grandi responsabili di quello che facciamo. È evidente che il tecnico che agisce in qualità di procuratore agisce in nome e per conto dell'interessato che rappresenta. È evidente che nel momento in cui annulla una pratica, la deve annullare in nome e per conto dell'interessato e quindi deve agire non alle spalle, ma diciamo su procura e su mandato dello stesso interessato. Se fa il contrario, io direi che come minimo qualche problema, come dire, anche un eventuale contenzioso tra i due si può innescare, perché come dire, compiendo un'azione che in rappresentanza di un soggetto che in realtà non gli ha dato mandato di farlo. Come si deve comportare il SUAPE a seguito di annullamento ritiro della pratica da parte dell'interessato successivo al rilascio della ricevuta nelle pratiche in autocertificazione? Come vi ho detto prima, la direttiva è esplicita: nel momento in cui l'interessato annulla la pratica, il SUAPE ne dà comunicazione a tutti gli enti coinvolti e finisce lì. Ognuno degli enti poi verificherà se a seguito di quell'annullamento deve fare delle verifiche. Una volta annullata, la pratica non è più annullabile, non è più lavorabile in gestione da nessuno. Come è possibile notificare l'annullamento agli enti interessati? L'annullamento agli enti interessati si notifica da Massimo, puoi riattivare la webcam? comunicazioni. La cosa più semplice è inoltrare la comunicazione di annullamento ricevuta dall'utente a tutti gli enti terzi coinvolti attraverso la funzionalità di inoltro che è contenuta nella sezione Comunicazioni del sistema. Chissà perché si è disattivato, pensavo me l'avessi disattivato tu, Paola, va bene. Ancora, saltiamo un po', vediamo se ne vediamo qualcun'altra, poi vi ricordo che tutto quello a cui non faccio in tempo a rispondere, rispondiamo comunque per iscritto. Qualora non venga svolta la verifica formale per assenza temporanea della persona interessata, l'ente terzo che riceve la pratica e rileva, ad esempio, l'irricevibilità della pratica, come si deve comportare? Allora, signori, l'ente terzo, cioè l'irricevibilità, è una cosa che attiene alla competenza del SUAPE. Quindi, l'ente terzo che rileva l'irricevibilità, ci sono due opzioni. La prima è la pratica ha un caso di irricevibilità non sanabile, che come vi ho detto prima sono solo incompetenza, errata tipologia dell'iter procedimentale e pratica cartacea che non succede. Quindi se è uno di questi due casi, irricevibilità non sanabile e il SUAPE non se ne è accorto, può chiedere al SUAPE di annullare in autotutela la ricevuta e dichiarare l'irricevibilità. In tutti gli altri casi di ricevibilità sanabile, semplicemente chiede l'integrazione, perché ormai non si può più fare l'irricevibilità una volta che la pratica è stata trasmessa. E i motivi per annullare la ricevuta e dichiarare l'irricevibilità in autotutela non sono sicuramente la carenza documentale o la carenza di un'ulteriore
una firma, un documento o di compilazione di un modulo. Si chiede l'integrazione. Se l'interessato non integra, si fa il provvedimento interdittivo o nella pratica in conferenza si dà parere negativo. Ma non è un caso formale ricevibile. Ancora, in materia di verifica sulla veridicità, qualora a seguito delle verifiche degli enti terzi dovessero emergere false dichiarazioni, a chi compete informare l'autorità giudiziaria? Questa domanda anticipa l'argomento del secondo webinar, perché di queste cose parleremo il 18 novembre. Comunque sia, l'autorità giudiziaria deve essere informata da chi rileva la falsità della dichiarazione. Quindi dallo stesso soggetto che rileva che quella dichiarazione è falsa ha il dovere di informare l'autorità giudiziaria. Non è una responsabilità che si può, come dire, passare la palla ad un altro. Se tu lo rilevi, tu lo devi segnalare. Un comune ci ha trasmesso la documentazione per le verifiche il 27 ottobre e il 3 novembre. Quando verificato sul portale se era stata indetta la conferenza, ho trovato che la pratica era stata archiviata con esito positivo. È corretto? Oddio, se è stata indetta la conferenza di servizi, la pratica archiviata non ha molto senso, ma prendete gli stati della pratica nel sistema per quello che sono. Sono delle etichette della pratica. Al di là di come risulta nell'etichetta, che può anche essere sbagliata, bisogna vedere e atti sono stati emessi. Per questo la conferenza di servizi è stata indetta, poi non è stato emesso nessun atto, la pratica risulta archiviata, ok, è sbagliato lo stato della pratica, ma il provvedimento non viene stato emesso. Allora, vediamo, ne avete, state mandando una valanga di domande, sicuramente non riesco a rispondere a tutte, ma allora, se in un procedimento, allora, conferenza con titolo edilizio commerciale contestuale, nel provvedimento unico bisogna avere atto che il titolo commerciale è sospeso? Direi di sì, è bene darne atto. Se non ricordo male, c'è anche una frase nel prestampato, proprio quella che, cioè, adesso non vorrei dire, non vorrei ricordarmi male, ma mi pare che nel prestampato ci sia proprio la frase che si deve inserire in casi del genere, ma in ogni caso, anche se non si inserisce, guardate che quando nei moduli dell'esercizio dell'attività, nei C1, C2, C3, C4, mi viene sempre chiesto all'interessato, ma l'immobile è già esistente e regolarmente agibile, oppure devi anche contestualmente intervenire sull'immobile? Se risponde, devi anche contestualmente intervenire sull'immobile, lui viene, come dire, gentilmente obbligato a dichiarare di essere consapevole che il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività è sospeso fino alla conclusione dell'iter edilizio. Ancora, vediamo. Nei casi, vediamo un po'. Perché il sistema non invia le notifiche in caso di autocertificazione a 30 giorni? Neanche dopo il 30° giorno? Questo lo verifichiamo, non ho capito esattamente di quali notifiche stiamo parlando, forse della trasmissione automatica. Dovrebbe funzionare anche per l'autocertificazione a 30 giorni. Se non funziona lo controlliamo, eventualmente segnalatecelo con un quesito se avete rilevato dei malfunzionamenti, perché così ci date la possibilità di controllare. È corretto dichiarare l'irricevibilità per i casi elencati all'articolo 841 delle direttive, considerandoli quindi violazione di legge, dato che costituiscono esplicitazione dell'articolo 33 della legge regionale? Ecco, è proprio qui che... questo è quello che, a mio, per carità, modesto parere, costituisce un triplo salto carpiato. No, è violazione di legge un intervento che è realizzato in contrasto con la norma. Cioè, se io realizzo un intervento, come vi ho fatto l'esempio prima, presento una pratica in autocertificazione e poi rilevo in quella stessa pratica, ad esempio c'è il modulo 28, mi viene chiesta un'autorizzazione paesaggistica e la pratica è a 0 giorni, quella è una violazione di legge. Oppure se mi si presenta una pratica per realizzare una cosa che la norma vieta, ma non
siccome la norma richiama la verifica formale, la verifica formale è un articolo della legge, quindi la mancata completezza formale è violazione di legge. No, no. Innanzitutto, per l'esercizio del potere di autotutela ci sono tutta una serie di limiti. Deve esserci un prevalente interesse pubblico, devono tassativamente esserci le condizioni dell'articolo 21 nonies. Non è, cioè non è che passato il termine io posso comunque farlo, basta che metta la formuletta dell'articolo 21 nonies e mi rimetto al riparo. No, ci vogliono i presupposti effettivi, che sono un'eccezione, non la regola. Quindi dopo il termine ordinario è consentito agire solo Sì, nell'esercizio del grazie a tutti potere per aver ordinario e solo partecipato, quando grazie Massimo, tassativamente grazie al rientrano i coordinamento presupposti regionale della puramente Sardegna. Ci ordinari. vediamo il 18 dicembre, troverete tutto sulla pagina di Eventi Siamo PA. all'11 e Buon mezza, proseguimento. direi che abbiamo fatto tutte le altre.